Ci sono tutti i tipi di catene che a me danno un po' fastidio, ma questa dell'ice bucket è un qualcosa che un po' mi ha preso, perché se serve veramente a smuovere le coscienze popolari, a fare delle donazioni contro una terribile malattia come la SLA, sicuramente mi presto anch'io volentieri per questo scopo. Sono stato nominato da Daniele Malesani, che è un astronomo italiano che vive a Copenaghen. Ed io a mia volta vorrò nominare altre tre persone, altre tre celebrità, miei carissimi amici, che hanno avuto a modo loro un impegno importante e profondo nel sociale. Raffaello Balzo, attore italiano di soap opera, considerato uno degli uomini più belli d'Italia negli anni 2000. E poi Andrea Formilli Fendi, sicuramente un nome che ha reso grande la moda italiana in Italia e nel mondo. E ultimo, ma non per importanza, colui al quale ho avuto l'onore di firmare l'ultima copertina del suo ultimo lavoro, l'ultima Thule, appunto, Francesco Guccini, uno dei nobili cantautori italiani. A questo punto credo che sia arrivato il mio turno e credo che mia figlia e mio nipote non vorranno mancare certamente il bersaglio. Mizzica, più fredda che l'acqua quella quale mi lavavo al Polo Nord.